Allora, vediamo un po'. Ciao Francesco, ciao Leonora, ben arrivati. Mi confermate che vedete, sentite? Ciao Massimo, ben arrivato anche a te. Sentite correttamente? Sì, ottimo, ottimo. Ok. Allora andiamo a vedere se riusciamo a metterci in contatto con gli amici dall'altra parte di... Ok, grazie Leonora, gentilissima come sempre. Andiamo a vedere di riuscire a collegarci con gli amici dall'altra parte del gruppo Facebook. Puntualissimi come sempre, molto bene. La pagina è quella della Sapienza Finanziaria. Sono un po' al buio perché ho tirato giù un po' le finestre, picchia un sole dentro, se no non vedevo schermo. Praticamente non vedevo niente. Ok. Mettiamo il link in maniera tale che qualcuno volesse partecipare in diretta. TG. Siamo già alla fine del mese di maggio, ragazzi. Vola il tempo. Vediamo di riuscire a incollare. Ok. Un maggio 2019. Ok, vediamo di andare in diretta. Se le nostre potenti macchine ci danno l'ok, dovremmo quasi esserci. Ok, ci siamo. Perfetto. Allora ragazzi, di nuovo, ben arrivati a tutti voi, ore 18.04, puntuali TG della Sapienza Finanziaria. Intanto salutiamo i presenti, più puntuali di tutti, come al solito. Allora, siamo qui con Eleonora, Elisa, Francesco, Luca e Massimo. Ciao, intanto ben arrivati a tutti voi. E naturalmente agli amici del gruppo Facebook dall'altra parte che seguiranno in diretta ciò che andremo a fare, ciò che avremo a dire. Quest'ora, ragazzi, cerchiamo di stare insieme per condividere parte di quella che è la nostra attività di training sui mercati finanziari. Il tentativo è quello di cercare di offrire degli spunti di riflessione su quelli che sono i principi che secondo noi reggono, sorreggono un'attività di trading sana, duratura, attenta, lungimirante e quindi alla fine potenzialmente profittevole. Sì, perché non è raro vedere persone che iniziano questa straordinaria attività che è quella di investimento, di investitore sui mercati finanziari e che non riescono ad arrivare al punto in cui comprendono veramente cos'è che fa funzionare questo mestiere e perché perdono il loro denaro, si bruciano la loro possibilità. Ecco, è veramente un peccato perché imparare a fare un mestiere è un po' come avete presente quella goccia, no? Che cade sempre nello stesso punto e che alla fine, non certo per la sua forza, ma per la sua costanza, per la sua precisione, per la sua coerenza, spacca anche la pietra più dura. Purtroppo la maggior parte, lo dicono i broker, circa il 90% di coloro che iniziano a fare questa attività vorrebbero diventare dei buoni investitori,
sui mercati finanziari non comprendono invece questo principio e quindi sperperano il loro denaro, improvvisano, rimangono eterni dilettanti. Ecco, è ciò che noi non vorremmo succedesse mai e il nostro appuntamento delle 18, il martedì e il venerdì, vuole proprio che siano questi invece i principi che noi sosteniamo, siano questi i principi che vogliamo condividere. Lo facciamo in una maniera molto semplice, andando a vedere insieme quelle che sono le notizie che arrivano dai mercati, e quando intendiamo notizie non diciamo di andare a leggere un calendario macroeconomico, quelle sono le informazioni che danno il là poi ai potenziali movimenti di mercato. Le notizie che a noi interessano sono quelle che arrivano dal grafico, arrivano dalla lettura ognuno che fa di quella che è il mercato, dove gli investitori mettono i loro soldi. Queste sono notizie vere, perché in base a questo, no, noi comprendiamo le aspettative, cosa potrebbe fare il prezzo, e siccome il mercato ha sempre ragione, abbiamo poi facoltà di fare i nostri ragionamenti. Lo facciamo anche facendo quindi della didattica, perché tutto questo consente ad ognuno di noi di interpretare in maniera diversa, no, di interloquire su quello che facciamo, e infine andiamo ciliegina sulla torta a vedere quella che è effettivamente poi l'operatività in tempo reale. Andiamo a vedere le operazioni, se abbiamo in atto, quali sono, perché le abbiamo aperte, come stanno andando, eccetera. Insomma, tutto questo, questa ora consente ad ognuno di noi di acquisire, no, degli spunti di informazioni che noi riteniamo importanti, interessanti, e alla fine questo consente ad ognuno di noi di diventare dei trader sempre più bravi. Allora, quello che noi non facciamo invece, mi raccomando, ricordiamolo sempre, noi non costituiamo qui in questa sede un servizio di consulenza finanziaria. Noi non sollecitiamo al pubblico risparmio o all'investimento. I nostri sono semplici spunti di riflessione. Questo è il disclaimer che dobbiamo sempre, sempre, sempre ricordare. Allora, ragazzi, se così è, direi di partire subito. Andiamo a vedere, ad esempio, apriamo un pochino i nostri grafici, intanto andando a salutare anche chi si è unito solo adesso, il nostro amico Claudio, ciao Claudio, ben arrivato, Rossano, eccetera, eccetera, Luca, ciao ragazzi, ben arrivati anche a voi. Allora ragazzi, novità che arrivano sui mercati. Notizie che arrivano dai mercati, quello che personalmente vado, ciao Claudio, ben arrivato. Quello che io personalmente interpreto su alcuni mercati, cioè le notizie che arrivano. Innanzitutto l'euro, che andiamo a vedere la settimana. Questa è la settimana che c'è stata. Noi operiamo quasi sostanzialmente sulle valute. Di nuovo, adesso che mi vedo nello schermino qui in alto a sinistra, vedo che è un po' buio, ma c'è un sole che picchia qui dove sono seduto, che se tiro su un attimo, veramente non vedo più lo schermo qui davanti, quindi ho dovuto gioco forza oscurare un pochino. Dicevo, una settimana che si è ripresa sostanzialmente la coppia euro-dollaro, si è ripresa sostanzialmente tutti i rialzi che c'erano stati a partire dalla finire della settimana scorsa. Il mercato è partito da 1,11 praticamente, quando era andato a toccare nuovi minimi. Ciao Rossano, ben arrivato. Quando era andato a toccare nuovi minimi con questa discesa, e poi vedete che durante la settimana il mercato ha iniziato a costruire questa sorta di retest, secondo test di quest'area. Si è rimangiato praticamente tutto l'apprezzamento che c'era stato. Solo sul finire della settimana c'è stato un po' di consolidamento sui minimi e oggi vedo dei movimenti molto particolari, sono usciti dei dati praticamente probabilmente interessanti, no, per quanto riguarda l'euro, zona europea, e questo ha determinato un po' questa genere di volatilità. Questa è la giornata di oggi, il mercato che a partire dalle a partire dalle 16:30 dai massimi che eravamo in ora 1,11 e 80, ha
ha dato il via a questa discesa molto, molto decisa, tra l'altro, andando a rompere delle aree molto importanti, e quello che mi sembra di ravvisare è una falsa rottura di tipo rialzista. Se andiamo a vedere tutte queste aree che sono saltate, questa, poi anche questa, e il repentino rientro all'interno di queste aree, fa sì che noi possiamo, quindi la notizia che arriva, per quello che posso interpretare io dal metodo, la notizia che arriva è che questo movimento sia stato un movimento di falsa rottura rialzista e quindi una potenziale più probabile continuazione dei ribassi. Certo è che, ragazzi, siamo veramente appoggiati, questo è il grafico daily, siamo davvero appoggiati su un'area di minimi importanti. Metto qui questo. E quindi, nonostante questa sorta di falsa rottura di questa settimana, di questa giornata, ma siamo su aree davvero importanti nella quale i venditori, vedete anche come durante la settimana il mercato sia sceso, ma alla fine l'abbia fatto con poco momentum, soprattutto la giornata di ieri. Vedete quanta difficoltà ha il mercato a continuare. Si è fermato in area 1 e qui 1,11 e 10, quindi di nuovo siamo sui minimi. E quanta fatica il mercato faccia ad andare a testare, i venditori fatica facciano ad andare a rompere questi minimi. Quindi una situazione veramente interessante in divenire, falsa rottura rialzista, quindi potenziale continuazione short, ma siamo su un'area veramente importante dalla quale il mercato certamente potrebbe trovare supporto. Noi non facciamo trading con i secondi, ma sta di fatto che questa è la lettura del grafico. Trovo interessante anche alcune notizie, come notizia, quella che arriva dall'oro. È interessante perché durante la settimana il mercato, questo è un grafico giornaliero, quindi 1, 2, 3, 4, 5, questi sono 1, 2, 3, 4, 5, sono i giorni della settimana. Il mercato è riuscito finalmente a trovare uno spunto deciso verso l'alto. C'erano state qualche avvisaglia di questo potenziale movimento quando il mercato, già da ieri era riuscito a rompere una linea di tendenza abbastanza interessante con questa giornata, e l'aveva fatto con un buon momentum. Guardate la rottura, la chiusura proprio quasi sui massimi della giornata di ieri, andando a rirompere per la seconda volta questa linea che, tracciata sui massimi di questo trend rialzista, dava il là un pochino all'indicazione, no? Di nuovo di debolezza, di compressione di volatilità verso l'alto. Ecco, il mercato che ha rotto, guardando questa spike, tra l'altro mi viene in mente tanto il discorso che aveva fatto Claudio settimana scorsa, come siano molto spesso dei falsi segnali, no? Queste candele, queste rappresentazioni grafiche. Il mercato che dà l'idea di poter scendere in quanto sotto la linea di tendenza, ma poi tutto al contrario. Quindi una situazione molto interessante anche per l'oro, che andiamo a vederlo sul settimanale. Se fosse confermata la situazione, questa sarebbe una bella pattern di continuazione rialzista, e anche sul settimanale, ragazzi, se ci fosse questa rottura decisa, no? Di questa configurazione grafica rialzista, se così fosse, abbiamo dei target molto interessanti, che sono i primi, che sono questi massimi. Quindi notizie abbastanza interessanti, anzi, anche segnalata questa decisione verso l'alto da questa bella divergenza di continuazione rialzista con punti di rotazione sui prezzi, che sono arrivati a prezzi di volta in volta superiori, ma il mercato, che vedete con il suo derivato, lo stocastico, ha fatto vedere qualcosa di diverso, con un'oscillazione totalmente contraria. Quindi divergenza di continuazione, il mercato ha dimostrato di aver voglia di costruire dei supporti. Così è stato, la settimana
che sta per chiudersi era un po' stata, diciamo, anticipata da quello che poi. Ciao Carlo, ben arrivato. Ciao, 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 bello, ciao. Era stata poi un po' anticipata da quello che è poi avevamo ben analizzato già a partire dall'ultimo appuntamento che avevamo fatto. Quindi, momento di incertezza, chi se ne avvantaggia sono soprattutto quegli asset che vengono utilizzati come bene rifugio. Questo è l'oro, tra l'altro spot contro il dollaro americano. Vedete che tutto questo movimento in qualche modo era stato ben anticipato da questa divergenza di continuazione. Quindi è una situazione abbastanza interessante, anzi molto interessante direi, come notizia di apertura del nostro appuntamento. Trovo molto interessante anche, ragazzi, questo è il grafico invece dell'indice più importante, l'indice americano, l'S&P 500. Settimana scorsa eravamo qui che discutevamo, scusate, martedì, discutevamo di questa particolare azione del mercato, laddove dopo aver toccato i massimi storici, siamo sull'S&P 500, l'area quella di 2950, il mercato confermando che quando si trova su aree importanti poi il test va valutato attentamente, aveva stornato anche fisiologicamente, se vogliamo, perché tutti questi rialzi necessitavano di un po' di presa di profitto di tutti questi compratori. Poi il mercato era riuscito a trovare un'area di supporto su queste aree assolutamente importanti, area 2800-2820, ma poi era tornato ad appoggiarsi qui di nuovo sui minimi. E martedì discutevamo sulla possibilità, o meglio sul valutare molto attentamente il tipo di test che il mercato avrebbe fatto su questi livelli, perché quella che si sarebbe andata a conformare avrebbe potuto essere un pattern di inversione, ovvero un pattern cosiddetto testa spalle. Il test, poi ne discutiamo certamente, Leonora. Il testa spalle ribassista. Ebbene, il segnale operativo, diciamo così, cioè la volontà del mercato di creare un trend contrario al precedente è stata ben confermata nella giornata dell'altro ieri. Vedete che il mercato, dopo aver disegnato proprio una tipica figura di inversione a testa e spalle di tipo ribassista, ha confermato il desiderio di creare un trend contrario al precedente. Quindi abbiamo minimi e massimi decrescenti sull'S&P 500. Movimento che potrebbe arrivare, come da analisi tecnica classica, e questa era un'altra notizia che a mio avviso è interessante, potrebbe spingersi fino a quest'area, che è l'estensione del movimento, area più o meno 2640-2640 dollari l'oncia su quest'area di supporti. Quindi notizie molto interessanti, anche abbastanza leggibili, se volete, e che danno proprio la conferma del potenziale scenario previsivo che avevamo ipotizzato come molto probabile da valutare laddove ci fosse stata questa rottura. Quindi una notizia molto molto interessante. Pattern di inversione sull'S&P 500, un grafico tra l'altro giornaliero, quindi molto affidabile. Mercato che ha confermato il trend, quindi da manuale oserei dire, rompendo la linea del collo, così come si suol dire, il mercato è andato a confermare il trend con massimi minimi decrescenti, un trend che a questo punto, contrario al precedente che era rialzista, ed è questo, no, il lavoro dei pattern di inversione. A questo punto l'estensione più probabile è fino all'area 2620. Quindi anche questa, scenario molto interessante e notizia abbastanza utile, no? Se vogliamo. Stessa cosa sul DAX, anche qui un bel trend rialzista che si è instaurato dopo le profonde discese
che erano partite più o meno la metà del mese, i rialzi partiti alla metà del mese di dicembre. Il mercato del DAX aveva recuperato bene tutta questa discesa, trovato aree di resistenza, di nuovo fisiologico ritracciamento, i compratori che comunque prendono forma, no? Prendono un po' di profitto, un rimbalzo del cosiddetto gatto morto, come lo chiama qualcuno, e poi conferma anche in questo caso del pattern di inversione con un'apertura in gap down proprio oggi, fine di maggio, un gap che non è ancora stato chiuso e quindi di nuovo conferma del pattern di inversione che ha dato il là alla creazione di un trend esattamente contrario al precedente, minimi e massimi decrescenti sul prezzo e potenziale quindi continuazione del movimento almeno fino ad area, proprio perché l'analisi tecnica, no? Cioè sono i principi dell'analisi tecnica che ce lo insegnano, estensione a 11.200 punti. Quindi aspettiamoci un probabile, come scenario previsivo, un probabile trend ribassista, una continuazione almeno fino a quest'area. Quindi direi che di notizie ce ne sono di molto, molto interessanti per coloro che poi volessero provare, no, ad approfittare. Per potenziali operazioni finanziarie. Quindi notizie importanti, dicevo interessanti, didattica sulla quale abbiamo certamente lavorato. Operativamente parlando, personalmente io ho chiuso il mese proprio oggi. Raramente chiudo, porto avanti le operazioni mese dopo mese. I bilanci, no, li faccio molto spesso alla fine proprio del periodo dei 30 giorni operativi, quindi non ho personalmente operazioni in atto. Condivido comunque come facciamo ogni fine mese quella che è stata l'operatività. Vedete che andando a prenderci, siamo alla terza parte, no, del nostro TG. In questo mese sono state effettuate 14 operazioni. Aumento un po' lo zoom così ci vediamo. Eccolo qua, sono state effettuate 14 operazioni. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove operazioni chiuse in perdita e quindi conseguentemente una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette operazioni chiuse positivamente. Il conto che stiamo condividendo all'interno del TG ha raggiunto il suo massimo picco di equity line proprio in chiusura di questo mese. Quindi chiudiamo ancora un mese discreto, discreto perché anzitutto riusciamo a mantenerci sul mercato, no, ragazzi? E questo è certamente la parte più importante. E chiudiamo un mese con di nuovo profitto. L'importante è riuscire a preservare il capitale e quindi questo è. Non ho quindi operazioni aperte da condividere questo mese. Proprio perché le abbiamo chiuse tutte, ho chiuso il long che avevamo sull'oro e abbiamo chiuso anche, proprio un attimo prima del TG, il long che avevamo sull'euro. Quindi ragazzi, a questo punto io direi che se qualcuno di voi ha desiderio o qualcosa di interessante da poter condividere, direi che questo è certamente il momento, così rendiamo un pochino più interattivo il nostro appuntamento. Io tiro giù questo intanto. Ok. Ci sono state anche le elezioni europee questa settimana. Direi che grossi scossoni comunque non ne ha dati.
io osservavo lunedì mattina presto, mentre prima di andare a lavorare, se e come avrebbe reagito il mercato all'esito delle elezioni europee. Vedete che tutto sommato in quel momento lì non è successo niente, perlomeno su queste coppie che valutiamo, che andiamo a vedere, non c'è stato un grosso gap, non ci sono stati scossoni, quindi direi che si è mosso tutto abbastanza regolarmente. Passo quindi la parola a Claudio, che sta dicendo che ha un po' di operazioni aperte e crede che ci sia qualcosa di carino da dire su EuroGBP, quindi notizie interessanti da quel cross. Quindi Claudio, se me lo consenti, io ti passo immediatamente la voce, lo schermo, dimmi tu se posso in questo istante, se ti va. Ok, perfetto, grazie. Non ti vengo a prendere. Saluto anche coloro che si sono uniti adesso. Eccoti qua. Quindi siamo, diciamo, alla terza parte del nostro TG, quella più operativa. Se avete desiderio di condividere notizie che vi arrivano per quello che è il vostro metodo di rappresentazione dei mercati o di approccio ai mercati o trade aperti, questo è certamente il momento di entrare in gioco. Ciao Claudio, intanto, ben arrivato. Ciao Gian, ciao a tutti. Ciao, 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 Allora, ciao. intanto mi prendo lo schermo. Ok. Eh? Guardate l'euro intanto, H4, che razza di movimento sta facendo. Sì, lo vedete. Allora, quello che volevo dire, fammi spostare sta roba, quello che volevo dire su EuroGBP, allora, aspetta perché ce l'ho su un altro computer, ma posso rifarlo abbastanza velocemente qua. Ti confermo che lo vediamo, Claudio, intanto. Ok, perfetto, vediamo al 4 ore come al solito. Allora, tempo fa avevo detto che volevo fare un po' di operazioni guardando l'Ichimoku, che è una cosa che al di là di tutto mi intriga. Poi riparlandone anche con voi, con Massimo, avevo detto quasi quasi me lo faccio. E una di queste era proprio sull'EuroGBP, dove sono entrato qualche giorno fa, precisamente su questa candela qui, quindi sulla candela delle 16 che poi erano le 15 perché AFX avanti di un'ora, del 21 maggio. Era una specie di hammer che si era creato tra la standard line, scusa, la turning line, questa qui rossa, la standard line, questa qui blu, o se preferiamo chiamarle la Tenkan Sen e la Kijun Sen, ammesso che si pronuncino così, e gli avevo messo i soliti 10 pipa di sopra per sfruttare un eventuale momento rialzista. Questo momento rialzista c'è stato su questa candela, e poi vedete che per un po' di tempo il prezzo non è andato da nessuna parte. Ecco, io ho trovato abbastanza interessante questo non andare da nessuna parte, perché uno dice si poteva immaginare in un qualche modo. Beh, guardate qua sotto, un sistema era questo, l'ADX del buon Wells Wilder, che è un indicatore che indica più o meno la tendenza del prezzo, mette insieme i valori di massimo e minimo normalizzati sul true range, ma non ha importanza quali siano i dettagli tecnici. Normalmente, per quel che riguarda il Forex e gli indici, si dà questo valore di 20 come un po' uno spartiacque. Di sopra del 20 il trend è in trend, al di sotto del 20 siamo invece in trading range.
Io direi che forse vale persino più la pena guardare la pendenza della DX. E qui, quando io sono entrato, la sua pendenza era ormai abbastanza vicino al 20 ed era diretta verso il basso. Lui ci parla un po' del passato piuttosto che del futuro, però comunque qui si poteva immaginare che io entravo, va bene, però può darsi che poi il prezzo non sarebbe andato da nessuna parte. Però una cosa ancora più interessante, se io non avessi usato l'Ichimoku, ma avessi utilizzato il mio solito sistema, cioè quello di supporti e resistenze, che è qui. Mi vedete, vedete il grafico cambiato? Sì, proprio in questo istante, Claudio. Ok, benissimo. Ecco. Io praticamente sono entrato qua quando al di sopra avevo tracciato già a priori questa linea blu che secondo me era una bella resistenza e che si è effettivamente comportata da tale. Quindi per quelli che dice, cioè l'analisi tecnica, no? Molto spesso noi abbiamo delle condizioni in cui effettivamente esistono dei numeri, dei valori che sono riconosciuti dal mercato e che come tali si comportano. In questo caso lui ha fatto abbastanza bene da soffitto, il prezzo ci ha sbattuto dentro alcune volte, qui l'ha superato, però poi sembra che abbia cambiato idea, vediamo che cosa farà. E comunque quello che mi interessava far notare è che noi abbiamo effettivamente dei mezzi per capire come potrebbe, cioè per farci la nostra analisi, no? Per capire come, a che cosa andiamo incontro sostanzialmente. Se io avessi visto soltanto questo grafico, io non sarei mai entrato qui dove sono. Se l'avessi visto dopo l'Ichimoku, sì, perché voglio utilizzare strategie, non mescolarle insieme perché mi complicano solo la vita e basta. Quindi sarei comunque entrato ugualmente. Però molto interessante trovo il fatto che il prezzo qui sia andato poi a sbattere contro questo soffitto che non l'ho tirato sul momento, era già lì precisamente che si è comportato. E che si è comportato bene. Sono anche contento che vuol dire che avevo individuato comunque un livello di una certa importanza e che si sta ancora, adesso vediamo se lo risupererà verso il basso, e tra l'altro ce n'è subito un altro che anche questo avevo messo qui qualche tempo fa. La cosa interessante è che dici tu, una tra le cose interessanti che dici Claudio, è proprio relativa alla possibilità di studiare l'azione del prezzo che viene rappresentata sui grafici, cioè attraverso uno studio di quello che è successo nel passato, quantunque ciò non sia assoluta garanzia del futuro. Studiando quello che è successo nel passato attraverso gli strumenti, utilizzando gli strumenti che l'analisi tecnica consente di sfruttare, noi riusciamo a individuare determinate confluenze che sono abbastanza ricorrenti, che diciamo aumentano le probabilità che uno scenario sia poi quello e non sia un altro. Un hammer piantato su un supporto in un trend rialzista dopo un ritracciamento ci urla forte nelle orecchie che, siccome nel passato abbiamo visto che è molto più probabile che da lì in poi ci sia una nuova continuazione verso l'alto, stai a vedere che se devo credere a qualcosa, magari inizio a credere a questa cosa, perché se nel passato, quando fa così, poi succede questo, allora perché io dovrei inventarmi qualcosa di diverso? Quindi io stracondivido quello che dici, cioè attraverso lo studio del passato noi siamo in grado di valutare se lo scenario che abbiamo davanti agli occhi potrebbe avere della ripetitività delle cose, no? E quindi questo è ciò che consente poi a noi di fare questo mestiere, perché se non fosse così, tanto varrebbe andare a giocare al Super Enalotto che ci divertiamo anche di più, no? Invece di rischiare i nostri 10 euro a trade, noi ci divertiamo molto di più che star qui, no?
Sì, no, Tanto ma non la quello che cambiamo. appunto mi fa, che in realtà volevo proprio condividere, no? Far presente, è che poi non c'è neanche bisogno di farsi chissà quali seghe mentali. Cioè, tutto questo, se vuoi, è abbastanza semplice, perché l'ho visto io, lo può vedere chiunque altro, non è che dobbiamo avere dei sistemi magari comprati dal solito guru che ce li vende a qualche migliaio di euro, e che poi scopre che tanto non funzionano. Esatto, quindi la notizia, ragazzi, è che tecnicamente l'approccio al trading e quindi la possibilità di imparare ad analizzare i mercati, lo diciamo tante volte qui in TG, in diretta, ma lo diciamo anche a beneficio di coloro che fossero collegati in diretta sul gruppo Facebook della Sapienza Finanziaria, arrivare all'analisi dei mercati è possibile veramente per chiunque, perché ci sono tante, tante tecniche di studio di quello che è stato il passato e pur non essendo la garanzia di quello che potrebbe essere nel futuro, io se devo andare a vedere sorgere il sole preferisco andare verso est piuttosto che andare verso ovest. E quindi questo è. Esatto, tra l'altro vedo che giustamente Massimo dice che guardando EURGPB con Ichimoku in time frame superiore c'erano vari livelli di resistenza. Sì, perché un altro modo per vedere eventuali livelli di resistenza, sempre con l'Ichimoku, a parte che magari poi potrà dirlo lui anche in modo più furbo. Esatto, io mi sono permesso di tirare dentro Massimo anche senza il Perfetto, suo perfetto. permesso stavolta, l'ho messo lì, se lo vuoi l'accetta. Max decidi Allora. tu, se vuoi essere dei nostri. E tutti coloro che avranno da dire, vorranno dire, basta che me lo comunicano. Ciao a tutti. Ciao, Ciao, ciao Massimo. Svetanke, intanto, ben arrivato anche a te. Ciao. Dicevi Claudio, scusami? No, no, niente, volevo lasciare la parola a lui, perché giustamente lui dice che se vai a vedere a livelli di time frame superiori, in realtà anche qui valori di resistenza, ci sono vari modi per capire che ci sono degli altri valori di resistenza, sia guardando il grafico stesso dell'Ichimoku, sia anche utilizzando ad esempio le estensioni di Fibonacci, che è un altro sistema. Qui sei su 4 ore, no? Io qui sopra non vedo nient'altro. Se vado a prendermi disegna canale, disegna testo, boh, chissà dove sono, pitchfork. Se io vado a prendermi le estensioni di Fibonacci, Intanto mi tiro giù no. anch'io sui miei tre grafici weekly, giornaliero e Vabbè, 4 no, ore. non sono. Non mi ricordo. Ah, inserisci, aspetta. Fibonacci, ritracciamento, espansioni. No, se io vado a prendermi, ad esempio, allora, noi partivamo da qui, se vado a prendermi un massimo, un minimo, devo fare esattamente l'opposto. Non le uso. Scusate. Io stavo guardando sul grafico daily che è veramente molto facile riuscire a individuare nello specifico delle potenziali aree di resistenza, perlomeno aree sulle quali potrebbe succedere qualcosa, no? Che poi è la ragione per la quale cerchiamo di individuare delle aree di prezzo. Fammi vedere se è qui che potrebbe veramente succedere qualcosa. Beh, sembra che abbia qualche problema. Riproviamo. Non c'è problema. Inserisci Fibonacci Expansion. Allora, prendiamo questo, massimo, minimo. Cioè, essere handicappati va bene, però secondo me a tutto dovrebbe esserci un limite.
Stiamo diventando trader dei capelli grigi, Claudio. E quindi Io li ho già parecchio grigi. ti Oggi sono stato capisco. dal parrucchiere e ho notato quando, perché continuo a fare l'opposto di quello che dovrei fare? E ho notato, no, quando Meditalia, che effettivamente. Io non te lo dico cosa stai facendo, ho una vaga idea di cosa stai facendo, ma voglio che te la sbrilli da solo. Max, prenditi il grafico un secondo. Ok. In una... No, forse ci siamo. Ci siamo? Ok, Ah, eccoti. ad esempio, boh, prendiamo questo minimo qui, un minimo significativo, un massimo più o meno significativo, un minimo altrettanto significativo, e abbiamo che un primo livello di Fibonacci è esattamente quello che abbiamo. Quello che ha per me è la resistenza, poi c'è un primo target che è il 100% di Fibonacci a 0,88672, che è quello che ha raggiunto adesso, è tornato indietro, poi abbiamo questi altri due livelli. E diciamo che questo può essere un altro sistema quando non sai bene dove picchiare la testa, di avere qualche idea su che cosa capita, su che cosa potrebbe capitare in futuro. Fibonacci è il classico strumento di quando non sai più che cosa ci devi fare, e allora ti affidi al buon matematico. Se tu vai su un grafico giornaliero, Claudio, Giornaliero, eccolo qua. e poi Perfetto. Ah, questo poi è visibilissimo, è bellissimo. esatto, se tu tiri una linea orizzontale lì dove il mercato sta lavorando, 0,88, scusa, 0,88 S35, lo vede anche un bambino che era un'area importante nel passato, no? Esatto, certo. E qui in realtà te ne stai indicando un discreto numero di aree importanti nel passato. Ed è anche molto bello vedere qui dal grafico giornaliero che una volta che il prezzo ha superato la nuvola, ha poi proseguito felicemente al rialzo. Quindi se uno ave... Io sono sempre un po' restio a quello, ma se uno avesse effettivamente a me scoccia sempre un po' cliccare buy or sell a mercato, però qui se uno l'avesse fatto effettivamente, e mi ero riproposto proprio di farlo con Fibonacci, però tutte le volte preferisco sempre entrare su rotture più conclamate, ecco. Ma questo è un mio limite, quindi E chi non ne ha? Che nulla vieta agli altri di farlo. dicevi, Massimo? Prendo lo schermo. Assolutamente sì. Tra l'altro Francesco dice che Euro GBP pensa sia arrivato al target della congestione. Di fatto è così, se andiamo a vedere. Esatto. Vedete il mio schermo? Assolutamente sì, Claudio. Sì, lo Scusa vedo. Massimo. Ecco, vedete queste due lineette che ho tracciato, le ho messe appunto sulla parte orizzontale della nuvola. Solitamente la parte orizzontale della nuvola è una zona di appunto supporti o resistenze. Quindi qua, questo è sul weekly, sul settimanale. Quindi io ho tracciato questa prima linea, anche la più bassa, su questo livello orizzontale della nuvola. E questo qua era già un primo livello di resistenza. Se andiamo sul giornaliero, ho tracciato, aspettate che, ecco, vedete che ho tracciato anche un altro livello, anche qua. E quindi appunto si vede in questa fascia qui che poteva essere appunto un livello di resistenza importante. Ecco, Ecco, proprio quindi credo per che riferimento. sia importante per noi tutti prendere spunto da queste cose che stiamo dicendo, no? Perché a volte noi dedichiamo un sacco di tempo a pensare a cosa potrebbe fare il prezzo, dove potrebbe andare, se potrebbe salire, scendere. Cioè, fare trading per il trader quasi dilettante, semidilettante, non so se siete d'accordo, ma è cercare di anticipare il prezzo, no? Io penso che salga, penso che scenda, ma non ci si chiede mai o quasi mai che poi quello che fa un trader professionista, o meglio, quello che è un professionista del trading, si chiede lui non che cosa potrebbe fare il prezzo, ma dov'è che potrebbe succedere qualcosa.
dov'è che potrebbe succedere qualcosa? Perché se trovo, ho degli strumenti che mi aiutano a individuare dov'è che potrebbe succedere qualcosa, poi io aspetto lì e vedo il test. Quell'area potrebbe diventare un supporto se arrivo dal basso, dall'alto, oppure potrebbe diventare una resistenza se lo rompe e poi... Ma l'importante è che noi attraverso gli strumenti, no? E questo è lo spunto di riflessione, attraverso gli strumenti non prevediamo quello che succede, ma smanettiamo per trovare quei pezzi di grafico sui quali potrebbe succedere qualcosa. È lì la grande differenza, una tra le grandi differenze che ci distinguono, permetteteci, da chi fa trading a livello proprio ancora basilare e pensa a che il suo pensiero è che cosa potrebbe fare il prezzo. Ma come facciamo a sapere cosa potrebbe fare il prezzo? Cominciamo a pensare dov'è che potrebbe succedere qualcosa, no? Perché se riusciamo a individuare quel punto lì dove potrebbero entrare in gioco compratori o venditori, allora lì attenderemo i potenziali test e lì avremo una stragrande maggioranza di probabilità di avere successo. Quindi, o perché tiriamo delle linee orizzontali, o perché attraverso uno strumento straordinario come l'Ichimoku riusciamo ad individuare queste aree, ma poi se riusciamo ad individuarle, abbiamo molte più probabilità che lì succeda qualcosa, no? Non è una terra di nessuno, insomma. Esatto. Esatto, e questa scusa, è una delle due cose estremamente importanti da fare. La seconda, non dimentichiamoci mai, del money Beh, management, chiaro. che significa la size d'ingresso, che significa avere in mente un punto di uscita, non solo averlo in mente, ma anche rendersi, non innamorarsi di quello che si sta facendo, di quel prezzo, di quell'azione, di quello che è. Perché se poi le condizioni cambiano secondo le nostre analisi, noi dobbiamo scappare via. Pazienza se le Chiaro, cose non sono andate chiaro, chiaro. Ad come esempio, nello specifico, quello lì non è un hammer sul settimanale, quello che si sta configurando, a mio avviso, perché è una candela verde, bianca, quindi comunque rialzista, ma il movimento che ha fatto ci lascia dire che quell'area che avevamo individuato sulla quale avrebbe potuto succedere qualcosa e valeva la pena osservare il test. Beh, lì qualcosa il mercato ci sta dicendo, lì ci sono persone che attualmente, investitori attualmente, ritengono che 0,8835, notizia dai mercati, 0,8835 di euro sterlina sia un prezzo troppo alto e quindi non va bene per coloro che invece Esatto. potrebbero avere la forza. E quindi prendiamo spunto da questo e dice, beh, questa potrebbe effettivamente essere una resistenza. Allora tiro fuori le mie strategie, le mie tecniche per pensare, ma io quando trovo una resistenza, cosa faccio? Quali sono le mie idee per fare trading? Stop loss qui, prezzo d'ingresso qui, target qui, size coerente, eccetera, eccetera, eccetera. Crediamo che sia l'unico modo, no, per riuscire a lavorare in maniera seria, in maniera in cui uno sta attento a quello che fa in maniera professionale. Tra l'altro è proprio anche molto interessante il movimento, no, su questa coppia che non avevo guardato perché lavoro soprattutto sulle major, Sì. Anche ma va da sé che è interessante davvero. io non lavoro, non è una coppia che faccio perché anch'io l'euro GBP, appunto, sappiamo che è un cross che è dato da euro dollaro dollaro sterlina, Sì, e quindi infatti. non lo faccio. Quindi l'ho guardato adesso perché ne aveva parlato Claudio. Sono andato a vedere appunto e ho trovato questa configurazione qua. In effetti, questo qua è il giornaliero e la candela di oggi, appunto, è importante. Si vede bene che il prezzo è stato respinto proprio da quell'area lì e si sta formando una candela appunto di probabile inversione questa, perché Potrebbe essere una quando il shooting corpo star, sì, una sì, star. è così vicino all'open, quindi all'apertura, poco corpo e con Quindi è l'ascella un'area di assoluto superiore. interesse. Quindi è un'area di assoluto interesse, vale la pena valutare il test che ci fa il mercato. Francesco, tra l'altro, ne approfitto per dire proprio questa cosa, che diceva che questo prezzo
avrebbe raggiunto il potenziale target di tutta l'estensione di quella congestione che vediamo tutta là nel basso, no? Sì, quindi sì. Se spostiamo un pochino l'estensione là in alto, potremmo essere al target. Quindi area interessante, individuata attraverso l'uso degli strumenti e dell'analisi tecnica con supporti e resistenze. Vediamo che tipo di test fa il mercato, se la resistenza sarà resistenza oppure se verrà rotta verso l'alto e ci sarà qualcosa di diverso. Comunque l'area ci sta dimostrando che è assolutamente di interesse. Sì. Ottimo. Max, tu con le operazioni sugli S&P, eccetera, sei ancora dentro? No, io sono uscito ormai un paio di settimane fa, sono uscito dall'S&P, adesso non mi ricordo con precisione, ma sono uscito quasi alla pari, ecco, l'avevo detto che avevo portato lo stop in pari e me l'ha preso, perché adesso sta andando giù bene. No, volevo far vedere interessante il DAX, questo qua è sul giornaliero, ieri era... interessante perché poteva lasciar supporre almeno un rimbalzo fino ad andare a riprendersi questa trend line che è stata violata, perché come vediamo si è fermata proprio ieri con il minimo su questo livello e lasciava presagire appunto la ripartenza, appunto almeno per andare fino a questo livello qui, ecco. E invece stamattina con l'apertura col gap, con Trump, che ormai è diventato il padrone assoluto del mercato, che con i tweet dovrebbero vietarglielo il Twitter a Trump, adesso se la prende anche con i dazi con il Messico, quindi i mercati hanno reagito male e stamattina appunto con l'apertura in gap ha fregato un po' di persone che ieri avevano comprato su questi livelli qua. Ecco una cosa interessante che ho visto. Ho fatto un'operazione veloce oggi sull'euro. Sono entrato su questa candela alla rottura di questo livello qua. Ero qua stamattina a vedere quando ha chiuso il grafico orario qui su questo livello. Quello successivo, visto che stava partendo e andava su, sono entrato a 1.11.43, sono uscito a 1.11.59, perché guardandolo sempre con l'Ichimoku a 1.11.59 c'era anche lì una resistenza, quindi ho preferito uscire. Poi difatti si vede quello che ha fatto, quello che ha combinato, insomma è tornato giù, poi è andato su, insomma, cioè, e quindi mi sono portato a casa quel piccolo profitto e basta. Ecco l'unica operazione che ho fatto. Ieri non ho fatto niente, sono rimasto, ero KO perché sono stato al dentista e ho sofferto ieri, quindi non ho fatto niente. Ecco, sono entrato 2 giorni fa sempre su un titolo azionario italiano, ve lo dico anche, sono entrato su Telecom, nonostante Telecom non è più l'azienda di una volta, è veramente molto molto bassa, però si è formato, purtroppo non ve lo faccio vedere perché non ho su questo computer diciamo, il programma che uso, Visual Trader per i titoli italiani, era su un doppio minimo, quindi ho messo uno stop che è molto molto basso, quindi sono entrato proprio sui minimi, su quel doppio minimo che ha fatto. Oggi è stato, mi pare, uno dei pochi titoli italiani anche leggermente positivo, anche se di pochissimo, però insomma non ha perso più di tanto e quindi sono ancora dentro. Ecco, sono le operazioni che ho fatto. Ottimo, ottimo, ottimo. Tu, Claudio, sei a mercato con qualcosa invece? O Sì, altri? io sono a mercato con un po' di azioni. Mi sto alleggerendo parecchio in questi giorni, perché con quello che sta andando, con le strategie che uso io sulle azioni, molte mi dicevano di levarmi di torno e così ho fatto. Guarda, posso dirti, io sono ancora dentro con l'Amplifon, che mi stanno dando dei buoni. Se vuoi ve le faccio anche vedere, se mi Certo. riprendo il grafico. Ecco, lui, Massimo, dice che usa il Visual Trader, io invece uso il T3, che è questo. Sì, Allora, la conosco, quella di WeBank. quella di WeBank, Sì, esattamente, la che non conosco. è male come piattaforma, anche se è meno flessibile che non la MetaTrader. Secondo me la MetaTrader è una delle piattaforme più belle che abbia trovato.
Sì, assolutamente, la uso da tanto, ma avevo provato anche T3 quando anni fa avevo aperto un conto con Intesa Trade, quando avevo iniziato Ah, appunto sì. qualche intesa che aveva aperto Intesa Trade, avevo utilizzata per un po' di tempo, poi l'ho venduta a Banca BPM, Banca Popolare di Milano, e adesso è WeBank. Allora, dicevo, uno su cui sono ancora dentro è Amplifon, che è questo qui. E sono entrato qua, poi lui si è mosso un pochino, qui ha dato un dividendo. Queste cose che scrivo qua sotto sono il tipo di strategie che utilizzo. Una è questa qui, che è molto simile al cosiddetto camelback. È una media mobile, sono due medie mobili a 40 periodi, fatte non sul close, ma sul massimo e sul minimo. E questa qui, diciamo, è una media mobile a 8 periodi, la cosiddetta T-line, una media mobile esponenziale a 8 periodi. Quando questa esce fuori dal canale formato dalle due medie mobili, io a volte entro anche con altre considerazioni. Comunque qui sono entrato e questo sta per l'HL qui. M è una strategia che sto provando a utilizzare da qualche tempo in questa parte. M sta per Marcus, perché è quella di un tal Marcus Hoetköter, tedesco trapiantato negli Stati Uniti, che dato che me ne aveva fatta vedere una abbastanza semplice, avevo deciso di utilizzarla, cioè lui usa tre indicatori. Lui dice che conosce tutte le conformazioni grafiche, ma non riesce mai a vederne una, per cui lui si affida solo agli indicatori. Va bene, e ho provato a farlo anch'io. Allora, uno è Relative Strength Index a 7 periodi, direi. L'altro è lo stocastico 14,33 e l'altro è l'MACD con i settaggi, direi, standard. Allora, quando tutte e tre, i primi due passano la linea del 50 e questo passa la media mobile a 9, quindi tutte e tre allora danno un segnale rialzista. E io infatti ho entrato su Amplifon qui su questo valore qui, però ci ho entrato anche con l'altra strategia per cui le avevo scritte tutte e due. Ottimo, la cosa interessante è che è proprio ascoltandoti, è proprio il fatto che al di là delle analisi tecniche che si fanno, dalla ricerca di aree, eccetera, poi alla fine il setup operativo, cioè il click al mouse, ognuno di noi la dà non così per analisi estemporanea del momento, ma utilizzando un metodo di lavoro, no? Un metodo che ti dà lui la direzione, ti dà lui tutto quanto. Credo che se così non fosse sarebbe tutto estremamente più complicato, no? Per ognuno di noi. Il fatto stesso che tu abbia tirato fuori il tuo diario con su scritto le operazioni, con su scritto chissà quali altre diavolerie, è proprio parte del metodo Certo. professionale con cui, nonostante tu non sia un trader professionista, nel senso che non è da questo che probabilmente deriva la tua pagnotta quotidiana, ma l'approccio al trading è assolutamente professionale, quindi tecniche di trading consolidate, non analisi del prezzo e poi trade, altrimenti saremmo sempre a mercato. Gestione del rischio, tenere traccia di quello che facciamo. Ecco, il messaggio che passa da questo TG dentro la Sapienza è proprio questo. E ogni volta ne abbiamo delle belle, bellissime conferme. Cioè, l'unica maniera per riuscire a sopravvivere prima e poi a sperare di prosperare in un mestiere come questo, che è quello di investitori sui mercati finanziari, è quello di comportarci nella maniera più professionale possibile. Se noi guardiamo quello che fa un qualunque imprenditore o commerciante di successo nella vita tradizionale, vediamo che non si alza la mattina e decide stamattina faccio così e faccio cos'altro, come potrebbe fare un trader e dice apro un grafico, tiro una linea. E secondo me potrebbe salire. No, abbiamo certamente la possibilità di individuare aree, eccetera, fare supposizioni, ma poi quello che è il metodo è lui, no? Che siamo un po' Dottor Jekyll e Mister Hyde, no? In questo senso, siamo creatori e discepoli allo stesso tempo del metodo, no? Sì.
anch'io a volte, sai, mi arrabbio perché dico, ma porco cane, se faccio un'analisi, come faccio a shortare qui? Beh, ma il metodo mi dice di shortare. Stai zitto, l'hai creato tu, l'hai testato tu, cosa stai lì a chiederti? L'hai provato, l'hai testato, l'hai studiato, sai cosa può darti a lungo termine? Adesso tu cosa fai? Mi loghi perché hai un segnale? No, a volte essere Dr. Jekyll e Mr. Hyde non è proprio la cosa più facile, però così, così è e così dovrebbe essere. Assolutamente. E infatti, infatti. Ok, ragazzi, si sono fatte le 19.02, è andata la nostra ora, ci auguriamo di essere riusciti a far passare di nuovo dei buoni messaggi. Questo è il training per la sapienza finanziaria e ci fa piacere che un sempre maggior numero di persone comincino a comprendere l'importanza di quello che diciamo. Ragazzi, l'appuntamento è per... Ah, avete visto l'Atalanta? Ragazzi? Max, sì, sì. Hai visto? Sì, sì, sono contento. Io sono interista, i colori sono uguali nel rosso. Oh, no, non volevo dirtelo, non volevo dirti, sono passati davanti. Un festone veramente. Dai, ci sarà da divertirsi anche l'anno prossimo. Signori, buon fine settimana, grazie a voi per la vostra competenza, grazie per decidere di stare in nostra compagnia. Un saluto agli amici del gruppo Facebook dall'altra parte, l'appuntamento è per martedì prossimo, se non ci sono grandi disastri, ore 18, il TG della Sapienza Finanziaria. Grazie ciao ancora, buon fine settimana. Buon weekend a tutti. Ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao e grazie ancora. Ciao Svetanka, ciao Leonora, ciao Francesco, ciao Massimo, ciao a tutti quanti. Ciao Lorenzo, ciao Luca, ciao Rossano, grazie. Ciao. Ciao.